Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, prima di tutto, ragazzi e ragazze, signori e signore, grazie mille per tutto il supporto che mi state dando. Veramente, siete fantastici, siete gentili, buoni. Cioè, grazie, veramente, mi avete fatto ritrovare un po' di fiducia nell'umanità. È cosa molto difficile, dato che ne avevo persa un sacco. Grazie veramente di cuore. Grazie, meno male che esistono persone come voi. È incredibile, stavo pensando giusto ieri con i miei genitori che cos'è stato 4-5 giorni fa, stavo girando il video per 500 iscritti, adesso siamo già 870 e qualcosa, insomma stiamo andando per i 900, è incredibile, veramente. Ringrazio tutti voi, ovviamente un ringraziamento speciale va a Senz'anima e Tiziana sulla Luna che hanno condiviso i miei video chiedendo ai loro iscritti di guardare il mio canale, i miei video e possibilmente se interessati iscriversi e tutti coloro che si sono iscritti veramente vi ringrazio veramente, veramente tanto. Siete delle persone fantastiche, veramente, anche perché io stesso non mi iscriverei al mio canale dato che mi farei due scatole incredibili a sentirmi parlare. Comunque, veramente, grazie. Una cosa che ci tenevo a precisare, in base ad alcuni commenti che ho letto, sotto il speciale 500 iscritti, che sembra quasi che io maltratto mia madre, alcuni dicono po povera donna, alcuni dicono povera donna, eccetera, eccetera, ma anche magari in modo, alcuni in modo ironico, alcuni in modo serio. Signori, veramente, come precisato nel primo video, come scritto anche nella descrizione del terzo e ultimo video dei 500 iscritti, non è vero, cioè io non la maltratto assolutamente mia madre. È il nostro modo di dire scherzare fra di noi, è cosa che ha confermato anche lei. Poi, ovviamente, potete anche non crederci, però non ci conoscete, quindi capisco anche che potete avere questo dubbio, davvero. Anch'io se vedessi un video in cui uno tratta così, allora sarei magari il primo a pensarlo. Ma vi assicuro che non è così. Siamo veramente molto legati, siamo molto uniti, abbiamo un modo di ride e scherzare tutto nostro. E poi comunque vi assicuro che è pesante, signori, cioè dal video non si può capire, ma provate ad averla a casa un giorno, una settimana, la buttate fuori. Quindi ho le mie ragioni nel caso, ma in quel caso stavamo morendo. Infatti abbiamo fatto un sacco di risate nel fare quei video, un sacco. Poi le scene sono state tagliate, i video sono stati cancellati, però vi assicuro ci siamo divertiti un mondo. Quindi non pensate male, ci siamo veramente divertiti. Comunque, detto questo, che era solo un precisare, volevo aggiornarvi un attimino sulla situazione. Allora, come dicevo, io sto bene, perché alcuni me l'hanno scritto, me l'hanno chiesto, io sto bene fondamentalmente, non posso lamentarmi. Come detto nell'ultimo video, l'attacco è andata male, ma fa niente, poteva andare molto peggio. Fondamentalmente in questo momento ho dei dolori che ogni tanto mi saltano fuori in più rispetto a prima. Qui e un pochino più sotto, ma va bene, fa tutto parte del gioco, per così dire, fa tutto parte di questo schifo di situazione, non c'è problema, non ho paura, per adesso non sono ancora impazzito dallo psicologico, anche se ci sono molto vicino. Comunque, veramente, non preoccupatevi, sto bene, ragazzi, anche se non mi sentite per qualche giorno, è perché probabilmente non ho aggiornamenti da portarvi. Quindi non voglio neanche stare lì ad annoiarvi e portare video così a caso, non è il tipo di canale questo. Alcuni YouTuber pur di tappare buchi oppure di avere una pubblicazione quotidiana lo fanno. Io non sono YouTuber, io parlo di me stesso, della mia malattia e ne parlo quando ci sono aggiornamenti da fare, altrimenti no. Quindi se faccio questo video non è solo per ringraziarvi e cose del genere, ma è anche per aggiornarvi su alcune cose. Giusto ieri, l'altro ieri, mi sono mosso tanto anche sotto consiglio e richiesta della mia famiglia e dei miei amici che sono molto preoccupati della situazione perché è tutto l'anno che le cose vanno male. Quindi, giustamente, adesso hanno detto: Ok, abbiamo sempre rispettato il tuo parere, la tua idea di non chiedere altri pareri, anche se. Poi è capitato, perché 1 o 2 volte magari può essere capitato, abbiamo chiesto altri pareri, così per curiosità, ma adesso la situazione è quella che è, chiediamo proprio tanti altri pareri di tanti ospedali diversi, così via dicendo. Ed è quello che stiamo facendo, ci stiamo muovendo anche oggi, chiameremo altri ospedali per avere un colloquio, ma non è che devo per forza cambiare ospedale, è solo per sapere loro cosa ne pensano, come si muoverebbero, eccetera. Io ho totale fiducia nell'Istituto Nazionale dei Tumori, assolutamente, ma per far stare più tranquilla la mia famiglia, lo faccio, non è un problema, assolutamente. Sarà solo una rottura di scatole, ma lo facciamo, non è assolutamente un problema, anche perché è un mio diritto. Adesso, al di là che io voglio o meno, al di là che sia la mia famiglia a consigliarmelo o meno, è un mio diritto. Le cose non vanno bene, ho il diritto di chiedere. Punto, e su questo non c'è proprio dubbio. Allora, volevo avvisarvi, molti di voi lo conosceranno già, per carità, ma magari alcuni no, perché mi è capitato di parlare con persone al telefono piuttosto che dal vivo che non lo conoscevano, quindi voglio avvisarvi nel caso. Che magari può tornarvi utile. Ho contattato via online il CNAO di Pavia.
l'ospedale Cnau di Pavia. È un ospedale di ultima generazione con tecnologie avanzatissime che, se non ho capito male, almeno fino a qualche tempo fa, adesso non so se le cose nel frattempo sono cambiate, quindi non voglio mentirvi, non voglio dirvi stupidate, hanno un macchinario, un sistema di radioterapia che ne esistono, se non ricordo male, sei in tutto il mondo, una cosa del genere. E uno ce l'abbiamo qui in Italia, per appunto Pavia Cnau. È un sistema avanzatissimo, adatto a chi fa radioterapia, quindi nel mio caso comunque non andava bene, ma non ne dubitavo, ho provato comunque a chiedere per sicurezza. Sono specializzati nel curare tumori, sarcomi, così via dicendo, che non sono operabili, quindi è perfetto, magari perché sono in determinati posti, in determinate posizioni, cose del genere. Hanno questa radioterapia estremamente potente che lo bombarda e lo distrugge praticamente. Non so neanche se dopo c'è bisogno della chirurgia, questo non lo so. So che sono molto efficienti sotto questo aspetto. L'unica cosa, va lì chi fondamentalmente sta già facendo radioterapia. Poi magari se non l'avete mai fatta potete andare lo stesso, questo non lo so, ma tipo nel mio caso che faccio chemioterapia e che ne ho di più, ho delle metastasi, non va bene. Infatti, una cosa che c'è scritto sul loro sito, che è molto comodo e molto intuitivo e molto veloce, scusate che non ho scritto ovviamente una cosa quando ovviamente sto registrando, ci mancherebbe altro, è che i vostri esiti possono essere o portati direttamente lì a mano, quindi ipoteticamente tacco quello che avete fatto, li portate direttamente a mano nella struttura se siete lì vicino, o per ipotesi potete inviarlo via raccomandata sull'indirizzo che c'è scritto sul sito, oppure la terza ipotesi è compilare un modulo online e poi inviare tutto online se vi dicono che è possibile operare, cioè utilizzare questa cosa su di voi o meno. Ed è quello che ho fatto io, per curiosità sono andato su questa cosa online, ho compilato il modulo che è velocissimo, è molto facile, cioè dovete solo rispondere alle domande in modo molto semplice, e alla fine vi viene fuori scritto se il loro sistema, che adesso ha un nome specifico, onestamente non ricordo come si chiama, perché è radioterapia ma ha un nome proprio specifico, può essere usato nel vostro caso. Una cosa che vi chiedono è quando è stata fatta l'ultima radioterapia. Io non ne ho mai fatte perché faccio solo chemio, quindi già lì parto svantaggiato. Se dopo l'ultima radioterapia sono comparse delle metastasi, nel mio caso sì, non ho fatto radio, ma comunque sono comparse metastasi o cose del genere, e dopo vi dicono se è possibile utilizzare questo sistema su di voi o meno. Nel mio caso appunto ho detto sì, ci sono metastasi, loro hanno detto no, allora mi dispiace no, perché comunque la radioterapia ne becca uno alla volta, non so se anche due o tre, questo non so, però comunque di solito uno alla volta, quindi nel mio caso non possono fare nulla. Però ci tenevo ad avvisarvi che magari può tornare utile a qualcuno. Spero veramente che questi consigli che vi sto dando a qualcuno possano tornare utile. L'altra volta ho parlato delle punture di quelle di ghiaccio, del gas per congelare il tumore, che adesso mi sfugge il nome, oppure anche quello di calore, il contrario, per bruciarli. Adesso vi sto parlando del Cnau con questo nuovo tipo di radioterapia estremamente potente, e come anche contattarli, che andate sul sito Cnau Pavia e vi viene fuori, andate proprio sul sito web e vi viene fuori tutto. È veramente semplice, 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 ragazzi, veramente. E spero che vi possa tornare utile, se nel vostro caso, che magari state facendo radioterapia e non sta funzionando, o il vostro è un tipo di tumore molto particolare, quindi ha poco effetto, piuttosto che. Provate a buttare un occhio, non vi costa niente, tanto è gratis. Anche compilare il codice è gratis, non vi costa nulla. Se vi può tornare utile, sono più che felice. Cioè, mi dispiace che se vi torna utile vuol dire che avete il tumore, quindi mi dispiace. Però, se comunque questo consiglio può tornare utile per guarire, tanto di guadagnato, cioè sono veramente felicissimo per voi. Davvero, perché nel mio caso non può fare nulla, ma magari può aiutare qualcun altro. Detto questo, volevo farvi anche sapere che ho contattato anche altri ospedali, alcuni no, è impossibile prenotare per via privata almeno per ora, perché apriranno la sezione privata delle visite tra qualche settimana, e se dovessi provare a prenderla non privata, probabilmente me lo daranno tra 1 o 2 anni, quindi non vale neanche la pena, è troppo tempo, non ho tutto questo tempo, io sono in una situazione abbastanza grave, abbastanza critica, come ben sapete, quindi devo fare tutto abbastanza in fretta, capite bene la cosa. Comunque, questo era tutto, perché non ci sono altre novità in questo momento, anche perché la nuova terapia ancora purtroppo non mi hanno telefonato per avvisarmi quando inizierà. Io penso ancora settimana prossima, ipoteticamente mercoledì. Ma non è detto, perché dato che la settimana scorsa ho fatto l'altra chemio, magari mi lasciano due, non una ma 2 settimane per ripulire completamente il corpo prima di iniziare con una, per non mischiarli. Comunque, appena ho qualche aggiornamento su questo aspetto, subito, anche un video breve, ma vi avviso.
Un'altra cosa da dire è che io il giovedì 15, proprio adesso, praticamente il prossimo giovedì che arriva, avrò una videochiamata, un videocolloquio, con il mio oncologo di fiducia, quello che mi segue da sempre, dell'Istituto Nazionale dei Tumori, perché almeno parleremo della situazione. Non mi parlerà della nuova terapia, perché tanto per quello ci penseranno gli oncologi dell'ospedale in cui sono adesso, ma lui vuole parlarmi della situazione che sto vivendo, di come probabilmente ci muoveremo, di tante cose, di come si è aggravato. Vuole parlarmi, insomma, di queste cose. Gli ho chiesto io di parlare, lui ha detto che vuole parlarmi di queste cose. Quindi parlerò con lui, poi vi farò sapere se ci sono novità importanti, oltre a quello che già sappiamo, non dubito, ma vedremo. Vi farò sapere cosa ci siamo detti, ma comunque questo giovedì. Quindi probabilmente il prossimo video sarà proprio su questo, vedremo. Vi lascerò quei 5-6 giorni di stacco e poi quando avrò qualche novità ve la farò sapere, promesso, subito, all'istante. Ragazzi, veramente, grazie veramente di tutto, di cuore, di tutti noi, per tutti noi iscritti, lo dico ancora, grazie veramente per il supporto, siete delle persone fantastiche. Io ogni volta che potrò vi darò consigli, appena sentirò qualche novità in campo medico, ogni volta che c'è una novità vi avviserò. Se non mi faccio sentire, come vi dicevo, non preoccupatevi assolutamente, io sto bene. A parte qualche dolore per quanto possa stare bene nella situazione, ma non, veramente non vi preoccupate per me, siete gentilissimi, non vi preoccupate, non voglio, cioè, poi perché, non per altro, ma perché poi mi sento in colpa, capito? Solo che portare video così a caso, senza novità, mi sembra stupido, cioè, mi sembra controproducente, dopo diventa noioso e scontato, capito? E già adesso potrebbe essere. Comunque, grazie veramente di tutto. E ricordatevi sempre che grazie al cielo viviamo in un paese, questo ci tengo a precisarlo, tornando sul fattore ospedali, siamo in un paese in cui la sanità è gratuita. Sì, ci sono anche quelle vie private e tutto quanto, quindi lì si paga tutto quello che volete, ma tutto quello che sta succedendo, in questi casi specialmente, è tutto gratuito. Ok, magari la visita con un oncologo per sapere un pegno, magari lo prendi via privata, paghi 200 euro, quello che sono, ma il resto è tutto. Quindi, ragazzi, noi su questo aspetto siamo veramente fortunatissimi. A prescindere che poi ci fidiamo meno dell'istituzione, a prescindere che ci fidiamo meno dei dottori, di chi di dovere, insomma, siamo un paese sotto questo aspetto fortunato. Non sempre la sanità funziona benissimo, ma spesso sì, grazie al cielo, siamo messi molto meglio di altri paesi. In più, appunto, è gratuita, è una cosa incredibile. Se io fossi stato in Svizzera, se avessi abitato in Svizzera o in America probabilmente, sì, lì ci sono le assicurazioni, per amor del cielo, ma quanto sei, sì, si va a pagare cifre enormi altrimenti. Cioè, noi siamo veramente, veramente fortunati, ragazzi. E anche per questo che io non chiederò mai un centesimo a nessuno, ricordatevi questa cosa, io non chiederò mai un centesimo a nessuno, né sponsor né niente. Io non voglio chiedere. Se YouTube un giorno, andando avanti, avendo più iscritti, cose del genere, comincerà a darmi qualcosa, ben venga, perché tanto lì non chiedo soldi a nessuno, YouTube non chiede soldi a nessuno, mi pagano per i video che faccio, ben venga, perché in questo momento non sto percependo, io percepisco, essendo in aspettativa, 250 euro al mese dallo Stato. Punto! Cioè, questo è perché ho un lavoro da parte, anche se non guadagno con quel lavoro, io comunque lavoro da parte, quindi io guadagno 250 euro al mese. Cioè, capite? Il nulla. Quindi se YouTube un giorno dovesse cominciare a pagarmi per i video che faccio, per i visual e cose del genere, sarò contento, perché almeno metto da parte qualcosa. Altrimenti io non chiederò niente a nessuno, perché qualcosa da parte ce l'ho e perché la sanità è gratuita. Oltretutto mi sembrerebbe, è bruttissimo, mi sembra di approfittare della bontà della gente. Quindi io, questa è una cosa che ricordatevelo sempre. Se mai doveste beccare qualcuno che ci chiede soldi da parte mia, roba del genere, non, avvisatemi subito e segnalatemelo e tutto quanto, perché io queste cose non le faccio. Non chiederò mai un centesimo a nessuno di voi, a nessuno in generale. Punto. Quelli che in Italia a livello sanitario chiedono, secondo me, il più delle volte, adesso non bisogna vedere la situazione, bisogna vedere tante situazioni, per carità, ma sono spesso degli imbroglioni che magari approfittano della situazione brutta di qualcun altro. Perché purtroppo in Italia succedono anche queste cose. Quindi ricordate, non è sempre così, però bisogna, ripeto, bisogna vedere la situazione, bisogna prendere bisogna vedere la situazione di quella persona, bisogna vedere tante cose, per carità. Ma io personalmente, per quanto mi riguarda, non chiederò mai un centesimo a nessuno di voi. Ricordatevelo sempre questa cosa. Ci tenevo tantissimo perché avevo già precisato un video vecchio, ma ci tengo a precisarlo ancora adesso che siete cominciando a diventare tanti. Davvero. Ragazzi, grazie ancora di tutto, vi voglio un sacco bene. Continuate
così perché mi state aiutando tantissimo, anche solo con una parola di conforto, quindi mi state aiutando tantissimo. Voi stessi, se avete bisogno di me, avete bisogno di parlarne, contattatemi anche in via privata su Instagram, come stanno già facendo alcuni di voi, fatelo, non fatevi problemi. Quando ho la possibilità vi rispondo, perché state cominciando a tanti che mi scrivono, quindi magari non ho sempre il tempo di rispondere a tutti quanti, capite? E mi dispiace davvero, però io faccio veramente quello che posso. Non fatevi problemi. Voi aiutate me, aiuto, e io aiuto voi. Davvero, ci sosteniamo a vicenda. Grazie di tutto, grandissimo, grandissimo cuore. Grazie, grazie mille. Non si vedeva, ma era un cuore. Buona giornata, ragazzi. Buon tutto, davvero. Al prossimo video con i nuovi aggiornamenti. Ciao.